Carissimi amici, qua siamo sempre su Radio Science, sul network di Radio Science, qua Casalecchio di Reno, come il solito, il Don Chisciotte, e stasera insieme a Sancho Panza, il caro Rosario, il nostro Ugo, l'assistente alla regia, e abbiamo un ospite molto gradita stasera, innanzitutto perché è giovane. Abbiamo intervistato finora ragazzi un po' meno giovani, questa volta una ragazza giovane, una ragazza musicista, ed è la prima volta che in questa trasmissione si parla di musica in maniera più approfondita. È una violinista, ma non solo quello. Abbiamo con noi Eleonora Montagnana, triestina, mula di Trieste, trapiantata per motivi di cuore qua a Bologna. Esattamente. Carissima Eleonora, la prima domanda che ti faccio è, risaliamo alle origini. Sei molto giovane, però logicamente avrai cominciato lo studio della musica e la passione specialmente per la musica classica da giovane. Ad che età circa? Ma io ho iniziato ad avvicinarmi al violino a 8 anni, cioè ne avevo 7 quando ho scoperto l'esistenza del violino. Poi sono passati un po' di mesi di insistenza per farmi iscrivere a un corso, e quindi, iniziata la terza elementare, ho finalmente iniziato a studiare in una scuola privata, sai, quei corsi dove adesso io insegno, mi ritrovo adesso insegnante, quei corsi che trovano ospitalità nelle scuole elementari, no? Proprio negli edifici delle scuole elementari, e poi al pomeriggio appunto i bambini si fermano e fanno le loro attività, insomma, possono essere anche sportive, eh? E io così finivo la scuola invece, e andavo a fare violino. Invece di a scegliere l'arco, hai scelto l'archetto, che comunque è sempre uno strumento sportivo. Quindi hai cominciato fin da piccolo, ma questa è una cosa molto interessante, che la scuola, almeno un tempo, la scuola si interessasse anche di realtà al di fuori dei libri di storia, di matematica e via discorrendo, qui parliamo di aritmetica a quell'età, e cominciano ad appassionare i giovani alla musica, io spero anche alla pittura nel futuro, anche se adesso, diciamo, è molto difficile. Conosco anche altri ragazzi che hanno iniziato, però ecco, la domanda principale è questa: essendo giovane, com'è con tanti strumenti giovani, è logico, come re degli strumenti la chitarra, hai scelto invece uno strumento che ti porta per una strada piuttosto naturale verso la musica classica? Ma anche sentendo un po' di colleghi, la scelta dello strumento va veramente a sentimento, a pelle, una questione proprio che te la senti addosso. C'è chi proprio è legato al ritmo, quindi percussioni, chi invece ha bisogno di sentire proprio uno strumento più vicino al proprio corpo, quindi usare magari il fiato, come può essere suonare il flauto. Io devo dire la verità, ero un pochino indecisa, ero un attimino indecisa, nel senso che a me gli strumenti piacevano, non dico tutti, però molti. Alla fine fa ridere adesso, eh? Però
Però alla fine la scelta del violino rispetto a un violoncello o un'arpa è stato puramente pratico. Cioè, Penso di sì. alla fine, sì, moltissimi violinisti, quando chiedo ma che altro strumento avessi suonato, la scelta ricade sempre spesso sul violoncello, per uno strumento che piace. Però sì, diciamo che io quando ho deciso di suonare è stato perché ho sentito mia cugina che suonava in una stanza durante le feste natalizie, suonava il violino proprio, quindi io mi sono il primo strumento dal vivo che ho sentito è stato il violino, quindi alla fine in realtà il percorso era già stato deciso, Poi sì, l'idea di Quindi, fare diciamo, questo strumento. è un accostamento a pelle proprio, Sì, certamente. interno, Eh sì, che, perché per cui uno sceglie un tipo di strumento o un altro. Certamente, logico, che con tutti gli strumenti si possono fare tutti i tipi di musica. Perché vediamo Finardi suona, se non erro, il violino, violino rock, violino nella musica moderna, quindi è utilizzabile violino jazz e via discorrendo. Quindi hai scelto il violino perché è anche più comodo. era. Certamente portarsi sulle spalle un'arpa non è proprio. No, vedo le mie colleghe artiste, non se la passano proprio comodissima, Esatto, come trasporto. Ma lascia d'accordo. per scherzare, io figurati se 8 anni andavo a pensare all'aspetto pratico. Magari i miei genitori sì, no, però ho scelto proprio il mio primo amore è stato il violino. Benissimo, Sono benissimo. tornata alla scelta iniziale. Ottimo, hai fatto bene ed è Fatto stata benissimo. una fortuna quella di avere insistito su questa scelta perché ti ha portato fortuna, penso, indubbiamente. Ma sì, devo dire la verità. È Hai stato. delle belle soddisfazioni, immagino. È molto, perché sai cos'è? Mia madre mi diceva quando dovevo studiare, io non avevo voglia, mi diceva sempre: mi raccomando, studia che un giorno girerai il mondo. E io pensavo Esatto. che effettivamente finito il conservatorio fosse automatico, no? Che andavi in giro per il mondo con le orchestre. Poi ho capito che era un pochino più complicata la situazione, insomma, bisognava darsi un pochino da fare. Però devo dire la verità che aveva ragione, perché col violino ho avuto occasione veramente di suonare in posti incredibili, che sia ad esempio l'altra settimana in Vaticano a San Pietro, oppure qualche anno fa siamo andati in Terra Santa, no? Ho suonato nella chiesa della Natività, cioè sono situazioni che non sono così, da tutti i giorni, e quindi veramente la musica ti porta lontano, in situazioni che non avresti mai pensato. Poi mi sembra che tu mi abbia detto sei andato in Cina. Sono andata in Cina, sì, questo Natale, tra Natale e Capodanno, e ho Quindi, passato il Capodanno in Cina, la profezia di tua madre si è avverata Grazie. in pieno e poi continui sempre a girare, a essere in giro anche in Italia, perché la musica si fa, scusa, stavo leggendo una notizia qua, si fa, vedo che da quello che sento, una volta sei nel sud, una volta sei nel nord, quindi c'è sempre da girare. Quindi dopo il primo impatto scolastico, musicale scolastico, hai continuato i tuoi studi regolari o all'interno del conservatorio? Allora, io dopo i 3 anni di scuola privata che ho fatto, mi sono fatto la domanda di ammissione al conservatorio ed eravamo tantissimi a fare domanda per violino
E devo dire la verità, del mio anno poi non è rimasto nessuno, mi sono ritrovata poi man mano da sola perché c'è stata veramente una selezione a lungo andare, sempre più dura. E, finito il conservatorio, ho fatto il percorso della triennale, quindi non ho scelto il percorso tradizionale, ma la triennale. E, finito il conservatorio, mi sono... Ho provato un'audizione per l'Orchestra Giovanile Europea che praticamente selezionava uno studente italiano, un solo studente italiano da mandare in questa orchestra europea. E siccome era così dura come selezione, chiaramente non sono stata selezionata, però diciamo era un lascia passare all'Orchestra Giovanile Italiana. Di fatto, facendo questa audizione, sono entrata a far parte dell'Orchestra Giovanile Italiana con sede a Fiesole e quindi ho iniziato questi 2 anni prendendo sia lezioni private dagli insegnanti della scuola e sia facendo questo corso orchestrale, perché di fatto è un lavoro ma anche studio e che dava tantissime occasioni anche per esperienze con grandissimi direttori, abbiamo avuto anche Riccardo Muti come direttore. E, parallelamente, però, ho deciso di continuare anche con il biennio in conservatorio, e quindi ho concluso i miei 12 anni di È stata conservatorio e una chiaramente. strada lunga. E È stata molto lunga, però sai, è volata, in realtà è volata. beh, sai, quando si fanno le cose con passione volano, e quando si fanno sotto sforzo che diventa un po' problematica la strada. Ecco, Poi una chiaramente cosa, quindi ti sei laureata come sì. dottoressa in Esatto. violino. E come secondo strumento. Ma noi abbiamo l'obbligo, almeno, sai che adesso non lo so se c'è ancora questa formula, mi pare di sì, del pianoforte complementare. Quindi io ho fatto i miei 3 anni di pianoforte complementare e È sì. andata anche quella, così puoi strimpellare anche la tastiera. Ecco, adesso ho visto un po' il tuo itinerario scolastico, quello che mi interessa conoscere, perché è molto importante, è la musica classica e i giovani. Normalmente quando si pensa a un concerto di musica classica o d'altro, o un'orchestra, si pensa sempre delle persone anziane, o comunque non giovani. Invece, mi sembra che si sia un po' rivoluzionato questo modo di pensare al classico e c'è una forte componente giovane all'interno delle orchestre o dei gruppi e via discorrendo. Questa è una cosa importante. Tu, scusami Alfredo, parli come spettatori o all'interno No, proprio? no, 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 come musicisti. Sì, Come musicisti? Vabbè, assolutamente. chiaramente anche i musicisti devono pure iniziare, no? In qualche Certo. orchestra. Non si nasce imparati e No, poi quindi sì, pieno, bisogna. devo dire la verità. Soprattutto qui a Bologna è pieno di realtà di orchestre giovanili, di gruppi, vedi l'Orchestra Senza Spine, che saluto, oppure vedi anche, appena arrivata a Bologna ho fatto domanda per l'orchestra del Collegium Musicum, che è l'orchestra dell'università, dove chiaramente convogliano un sacco di giovani che chiaramente hanno anche... Ho deciso di fare un percorso parallelo oltre a quello della musica e quello dell'università, ma devo dire la verità, sì, che ce ne sono tantissime di realtà giovani,
Vedi, anche l'altro giorno ero questo fine settimana a Roma per un concerto a Roma più una messa in Vaticano e sono andata con l'orchestra giovanile di San Giusto, che è un'orchestra nuova di Trieste, fatta da giovanissimi, sono tutti sotto i 30 anni. Quindi ce n'è che vogliono Bene, farsi largo, portare un po' di freschezza. quindi c'è speranza che non si esaurisca la No. riserva, ecco, questo è molto importante, anche se la musica classica è sempre importante perché dà sensazioni ben diverse dalla musica rock, anche se credo, o rock, punk o quello che vogliamo, io amo più il jazz, quindi l'invenzione, lo sviluppare delle linee musicali. E quindi c'è speranza. No, non sono un gran assiduo di concerti, ogni tanto li guardo su Rai 5, che sempre ci sono. Nell'ora del pranzo, diciamo, per mangiare e digerire meglio. Rosario, logico che quando vuoi No, intervenire. no, ma stavo ascoltando con interesse perché mi era venuta in mente una domanda, abbastanza particolare come domanda, perché mi ero andato a rivedere alcune cose, alcuni articoli sulle donne e la musica classica, perché in fin dei conti le donne sono state sempre messe un po' in disparte, no? Addirittura si parlava di Marianna, Mozart, Francesca Caccini, eccetera, grandi compositrici, però che non hanno avuto grandi successi come per esempio Marianna Mozart, che era la sorella di Mozart, no? Per questo volevo sapere, Scusate un cioè, attimo. sì, che è successo? Ecco, e volevo chiedere, Eleonora, tu cosa ne pensi, insomma, delle donne nella musica classica? Cioè, nel senso, è giusto che, insomma, vengano messe in risalto anche loro come compositrici, cioè come gli uomini, perché poi in effetti è rimasto un po', la musica classica è rimasta un po' indietro sotto questo aspetto. Ma tu parli esclusivamente di compositrici o anche figure donne in qualità di direttrici d'orchestra o Ma soliste? no, ma anche soliste. Perché, per esempio, c'era Marianna Mozart, insomma, che suonava il clavicembalo, ma suonava anche il fortepiano, il pianoforte, insomma, andava anche forte, insomma, almeno quello che si leggeva, che ho letto sotto questo aspetto. Quindi, diciamo, sia come compositrici che anche come, diciamo, maestra, non so come si può dire, no? Maestra, insomma, di musica, ecco, come. Sì, beh, come dici tu, ce ne sono moltissime in realtà di figure femminili nella storia. Chiaramente sono andate avanti, Perché sono sai andate perché? avanti nomi maschili, molto, molto di più delle figure femminili. Ho avuto varie volte modo di discutere di questa cosa in orchestra. Principalmente per il ruolo di spalla dei primi violini, c'era chi in orchestra diceva che spesso una figura maschile viene vista più come una guida più sicura, o più Eleonora, autorevole di una donna. Però, devo dirti la verità, come vedi, attualmente ci sono ragazze come Laura Marzadori, che è il primo violino alla Scala di Milano, che porta avanti il nome femminile, direi a testa altissima. Quindi, no, no, ma questo è ma bello. sfatiamo questo mito, devo dire la verità. Poi, insomma, violiniste come Anne-Sophie Mutter o la Julia Fischer, insomma, ci dimostrano che si può essere, cioè, che la musica non vede Cioè, non ha sesso. sesso, ecco, No, no, no. questo è importante, è quello che volevo arrivare.
Io prima volevo farti una battuta quando parlare dello strumento di che suoni o non suoni. Ho detto, ma suono il violino perché è leggero, quindi non fa molta fatica a trasportarlo. Ma scusa, è una battuta pessima questa qui. No, lo vedo, ma per scherzare, in realtà era E per veramente fortuna che trovi il piano quando vai in orchestra, pensa a portartelo dietro. Volevo farti la domanda che viene dalla chat, Anon6197. Devi sapere che tutti i nomi che compaiono con Anon da noi sono anonimi, cioè nel senso scrivono in chat perché o non sono registrati oppure non sanno come mettere il nominativo. Prego Anon di mettere il nominativo almeno alla fine del messaggio, in modo che sappiamo almeno un nome, se è maschio o femmina, anche questo. E dice: buonasera a tutti, una domandina per l'ospite. Qual è stato il momento più bello durante un'esibizione? Bella domanda. È una domanda bellissima. Allora, vorrei solo capire, non so se posso fare, posso rivolgere una domanda a questo anonimo 6197, se questa esibizione deve essere per forza durante un concerto o magari anche, che so, mentre studiavo da sola o Beh, con un puoi rispondere in tutte e due le domande. Rispondo. E no, poi anche per curiosità chiedo a Anon, che, cioè chi ha fatto la domanda, insomma, di farci sapere, insomma, di rispondere anche alla richiesta di Eleonora, perché anche se Leonora ci darà tutte e due le risposte, però dopo vogliamo sapere, siamo curiosi noi, sapere lui cosa ne pensa, o lei, perché anzi non so se è un lui o lei, essendo nano. Guarda, così sul momento mi viene spontaneo parlarvi della prima audizione che ho vinto, incredibilmente, è stato un momento sorprendente. Praticamente mentre facevo... Cioè, parlo di questa audizione perché non l'ho vissuta come un'audizione, l'ho vissuta come veramente un momento di musica in cui io facevo, suonavo senza pormi il problema, cosa sto facendo, piacerà, non piacerà, sto suonando bene, sto suonando male, quelle mille domande che ci facciamo noi musicisti mentre dobbiamo esibirci ed essere valutati. Ecco, in quell'occasione lì ho suonato davanti a una commissione perdendomi completamente nella musica, nel senso che io ero proprio quello che stavo suonando. È stato un momento incredibile in cui ero veramente rilassatissima, non mi stavo preoccupando di quello che facevo, e talmente tanto che a un certo punto mi sono trovata in un loop, nel senso che continuavo a suonare la stessa cosa, però la commissione mi disse più avanti che non si è posta il problema del fatto che io avevo sbagliato quei ritornelli, eccetera, eccetera, ma del fatto che ero talmente coinvolta, talmente presa dal brano che non si sono accorti dell'errore, perché erano anche loro coinvolti nella... È stato un momento incredibile, credo che è abbastanza irripetibile, no? Spero di no, dai, spero di ritrovare quella modalità lì. E invece come esibizione la più emozionante di tutte è stata, credo, ad ottobre, quando ho fatto a Santa Lucia qui a Bologna un concerto in trio con Ezio Bosso. È stato un momento veramente speciale, perché suonavo con una persona speciale che dava moltissima energia e si è creata una bella intesa nel trio. E anche lì, anche in quel caso, non ero preoccupata magari della difficoltà del brano, dell'importanza del concerto, ma ero proprio immersa nella freschezza della musica. Insomma, è stato un momento speciale. Vedo che ha risposto. Ma questo è un altro, non... Ah, un altro. Oppure è uscito ed è rientrato. Comunque. Si chiama Fabio da Maranello e dice: non solo davanti al pubblico, ma anche magari durante un allenamento, se così si può chiamare. Chiedo scusa, mi chiamo Fabio. Ecco. Una prova. Si chiamano prove, no? Allenamenti. Insomma.
Fabio, per caso sei un appassionato di calcio? Allenami, però posso dire, non ha tutti i torti, perché ogni tanto suonare è talmente fisica come cosa che la senti la stanchezza, quindi effettivamente provare potrebbe essere un allenamento, beh, chiaramente ci alleniamo. Quindi tu Ma sì, è io appunto. faticoso, sì, immagino che è molto faticoso, insomma, cioè, non è così semplice. O no? Non è che si riduce tutto al concerto, ma dietro c'è tutto un lavoro enorme. Ecco Chiaro, chiaro. l'allenamento, no, che dicevo forse. Sì, la preparazione. Penso io, insomma. Scusatemi l'intromissione, vai Alfredo, poi mi No, dici è tu. stata molto interessante e mi ha posto anche qualche quesito, mi sono posto. E abbiamo parlato del primo violino, nell'ambito dei direttori d'orchestra invece, donne. Sai che non mi è ancora. Ho alcune amiche che studiano direzione, però devo dirti la verità, in orchestra non mi è mai capitata una direttrice donna ancora. Sono. Sarà. Speriamo che capiti. Devo dirti la verità? No. Poi invece il terzo personaggio clou è il compositore, quindi la compositrice. Cioè, questo si può fare una domanda che si può separare in due. La prima esistono compositrici donne? Attualmente? Attualmente, nel passato e anche attualmente, logico. Sicuramente, come diceva prima, ripetimi il nome, Rosario? Rosario. Beh, sì, da Marianna Mozart, Francesca Caccini, possono essere dei nomi. Attualmente io conosco tantissime ragazze che studiano composizione più finalizzata alla musica per immagini, quindi colonne sonore, Ah, è ecco. la nuova frontiera della composizione. Forse il più redditizio, forse, anche perché è il più redditizio, se si riesce a entrare nel giro. Direi di sì. Invece proprio attualmente proprio la classica composizione classica esiste ancora. Viene fatta o è molto modernizzata, diciamo. Musica classica se rispecchia i canoni esiste tuttora, non è uno stile, però sì, diciamo attualmente magari ci focalizziamo di più su quello che dicevo prima a proposito delle colonne sonore. Certo. Io Rosario lascerei un attimo prendere fiato la nostra ospite, Certamente. quindi mandiamo il brano. Mando subito il brano, Ok. così vi riposate un attimino. Ma io ho fatto poca fatica.
Bene, cari amici, ed eccoci di ritorno con Don Chisciotte, i mulini a vento, questa bellissima trasmissione del caro amico Alfredo Story. Alfredo, da quanti anni ci conosciamo? 48esima puntata, questa è. Più 30, più di 30. di 30. 48esima puntata, ci stiamo avvicinando al numero 50, come ben sai. E come poi Faremo una diremo ai grande nostri festa. ascoltatori. Devo dire due cose importantissime perché non l'ho detto all'inizio, dato che ho fatto iniziare te la trasmissione. Allora, come al solito, questa trasmissione va a reti unificate, mi piace dirla sta parola perché insomma è quella che ci riempie la bocca, perché Radio Saius è un network, nel network fanno parte diverse web radio, tra cui Radio Reno Web di Casalecchio di Reno in www.radioreno-web.it. Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri di Salgareda, in provincia di Treviso, www.radiosismondilibri.it, Radio Isso, questa piccola web radio di Modena, www.radioisso.it, e l'ultima nata che è Radio Valdichiana, www.radiovaldichiana.it. Ovviamente ci potete seguire anche sulla web TV, i due canali standard di Radio Saius sul sito e su YouTube, sul canale YouTube. Potete usare le chat anche dei siti di queste web radio che appartengono al network perché la chat è unificata. L'altra cosa, Alfredo, volevo dire un'altra cosa però che è Dimmi. importante. Dare l'appuntamento ai nostri amici quando sarà la 50ª puntata. Perché sarà Tra una due. puntatona anche quella. Indubbiamente poi. Salutiamo ancora Eleonora Montagnano, ospite di questa serata, che si sta, diciamo, confessando con il confessore suo, insomma, Alfredo Story, il nostro Don Chisciotte. Stiamo parlando del più del meno. Ovviamente, assistente alla regia, abbiamo Testa di Caso. Non ho detto il nome, eh? Chi è Testa di Caso, Alfredo? Bisogna Il analizzarlo. nostro caro U e basta. E con questo è tutto, non abbiamo altre notizie se non dare appuntamento poi domani sera per l'appuntamento che poi daremo con Spazi Aperti e Osservatorio Antimafia, ma ne parleremo alla fine in chiusura della trasmissione. Con questo è tutto, potete continuare. Vai, Alfredo, la palla è tua. Benissimo, cara Eleonora. Adesso parliamo di altre tue specialità, quella del teatro, che è l'ultimo tuo interesse e non ultimo. E ritorniamo indietro, vediamo come ti sei. Sto notando comunque, avendo contatto con tanti altri artisti, mi capita, non si è mai artisti a senso unico, o si dipinge, o si recita, o si suona, se uno dipinge. Cioè, si viene ad essere, quando si è artisti, artisti a 360 gradi, perché è proprio l'anima che conquista e riempie tutto. Come ti sei appassionata di teatro e perché? Come dici tu, Alfredo, cioè quando uno è artista, anche se secondo me un artista non si sente mai artista, no? Ci sembra un parolone. No, ma ha una certa sensibilità nel senso proprio di ascolto delle cose, di percezione che non può rimanere indifferente alle varie forme artistiche, no? Quindi se uno ha sviluppato un certo gusto nella musica, è difficile che poi non apprezzi la pittura, non dico in qualità proprio di pittore, ma come minimo come osservatore, no? Quindi chiaramente, se, cioè, dal mio punto di vista, poi la vivo in prima persona, quando uno ha un interesse così forte nei vari moti artistici, la manifesta a 360 gradi. E proprio nel mio caso è nata questa passione per il teatro, per la recitazione. E, da
dalla musica, cioè io ancora in conservatorio ho frequentato il corso di arte scenica e grazie alla mia insegnante Rosalba Trevisan, che ho molto a cuore, ho iniziato a unire i due mondi, cioè proprio a fare attraverso dei melologhi. Col violino in mano, anche a dover parlare, esibirmi, a muovermi, e mi sono accorta che di fatto non è che ci fosse questo divario, no? Non erano due mondi così lontani, ma era un modo di esprimersi con due strumenti diversi, uno la voce, uno il violino, ma alla fine siamo sempre noi che dobbiamo stare su un palco, gestire questi strumenti. E quindi da lì io ho detto, ho finito il conservatorio, ma perché non iscriversi a un'accademia di teatro e riuscire a sviluppare una tecnica, perché chiaramente uno può avere anche l'interesse, può avere la passione, ma se non c'è la tecnica non si va da nessuna parte. E allora ho fatto questo atto di coraggio. Un po' col timore anche sai, perché quando ho un'attività così ben avviata, nel mio caso ero molto presa da audizioni per concorsi nei vari teatri, è sempre una sfida, no? Interrompere, Certo. interrompere. E allora, beh, sono andata molto a istinto, devo dire la verità, se iniziavo a pensarci troppo, in questo caso non. Però, sai, poi se uno ha una natura che è fatta per fare cose molto diverse tra di loro, alla fine puoi temporeggiare, ma alla fine sai che la strada è quella. E quindi ho provato ad entrare nell'Accademia di Teatro qua a Bologna ed è andata, il provino è andato a buon fine. E così ho iniziato 2 anni di ritornare ai banchi di scuola, quindi sono tornata studente. Chiaramente il violino non l'ho mai abbandonato, di fatto se la mattina facevo l'accademia di teatro, pomeriggio avevo tutte le mie attività di insegnante o in orchestra e poteva anche essere alla Filarmonica di Bologna. Quindi comunque ero sempre attiva, chiaramente non facendo solo quello, un minimo ho dovuto, ecco, stoppare. Però devo dire la verità che poi quello che era il mio progetto, ovvero diffondere il teatro con la musica, finita l'accademia, si è realizzato praticamente subito, cioè io ho finito a giugno l'accademia, a settembre, così sfogliando un po' gli annunci di casting, audizioni, provini, casualmente mi sono imbattuta in questo annuncio di casting dove cercavano una violinista attrice. Ho detto, Proprio ma il cacio sui maccheroni, proprio. Quante ce ne saranno in Italia? Ho detto, boh, saranno poche. Non erano così poche, perché devo dire, e per fortuna anche perché, cioè, la cosa mi fa solo che piacere sapere che si può fare, cioè che esistono altre persone come me e non vedono una via a senso unico, insomma, vedono un percorso fatto di tanti sentieri. E allora ho fatto questo provino dove si sono presentate altre ragazze che come me coltivano più strade ed è andato a buon fine anche questo e quindi io mi sono trovata ad essere preparata perché chiaramente uno spettacolo così non l'avrei potuto fare 2 anni fa, non solo per la questione edizione, no? Uno pensa, ah, se devi fare l'attore, ma proprio una questione fisica, di allenamento, di consapevolezza del corpo, di sapersi muovere su un palco seguendo delle linee, che insomma, avendo presenza, consapevolezza, anche curare la pulizia dei movimenti, non è
una cosa così scontata. Se non avessi fatto 2 anni per gli intensi dedicati anche a quello, chiaramente non avrei potuto fare questa esperienza importantissima che poi, come dicevamo all'inizio, mi ha portato in giro per l'Italia, dal Piemonte alla Puglia. Abbiamo veramente girato quasi tutte le regioni. E quindi sì, devo dire la verità che col violino e poi l'esperienza teatrale ho potuto fare questo spettacolo che mi rispecchiava a tutto tondo, perché poi dovevo anche cantare, oltre che fare degli effetti con la voce, parlati. E quindi ho trovato, ecco, un nido che mi ha accolto. E adesso spero appunto di poter proseguire su questo percorso. Ma è stato veramente bello allora. È stato bellissimo. Sei riuscita proprio, ma non è stata solo fortuna, è stata anche la tua bravura a riuscire a realizzare questo sogno di unire due arti, così diverse, ma come hai detto tu, così uguali. Poi, in definitiva, le arti sono tutte uguali, non cambiano. Cambiano i mezzi, Certo. perché anche la poesia o la scrittura e la musica sono due cose assolutamente uguali, cambiano solamente i mezzi. Infatti ho sempre detto, quando giudico un autore, specialmente i vecchi autori, perché non credo molto nella letteratura moderna, li assomiglio. Li paragono a musica. Per esempio, per me Dostoevskij è una musica continua, la parola lì diventa musica proprio Ah, per la certo. perfezione. Benissimo, sono già le 22:47 e possiamo terminare, ma speriamo che tu sommi altre arti e altre due arti. Una te la dico subito, l'altra te la dico dopo. Una è la pittura, che ho visto una tua mostra qua a Bologna, e speriamo che ce ne siano delle altre. La Assolutamente. pittura, anche quella, nasce nella gioventù, immagino, o è più tarda? La pittura, no, io sempre, i miei primi giochi che mi ricordo sono i fogli e i colori. Questo sono proprio sicurissima. Lo sa mia madre che tappezzavo la cucina delle mie prime opere. No, quella è sempre stata presente. Poi il fatto spiritoso è stato che la mia laurea di triennio in conservatorio, i miei amici che mi conoscevano così bene, mi hanno regalato Telecolori Cavalletto. E lì è stato il via, è stata loro la colpa, e da lì ho iniziato e poi ho finito per riempire di quadri altre pareti, studi medici, ambulatori. Così ho trovato le pareti che mi hanno accolto. Eh Che tipo di pittura fai? sì. Ma io devo dire un astratto un po' impressionistico. E materico, perché i miei quadri hanno molta sostanza, no? Molta. Io ho visto i tuoi quadri nella mostra e quando te li presentai, se ti ricordi, dissi che hai della la bora nella tua pittura, cioè il Sì, vento forte, il sono vento. mossi, no? Si vede che non sono un'anima molto tranquilla. Bisogna. D'altronde non potresti essere quello che sei, se tu fossi un'anima tranquilla sarebbe impossibile. Cioè saresti un'altra Nora, Eleonora, che sta in casa, fa le pulizie, Lo faccio anche fa da quelle. mangiare. Ecco, poi parliamo dell'ultima cosa, la culinaria. So che tu sei una valentissima
cuoca, sei riuscita a incastrare nel tuo diadema anche questo brillante che è la cucina, sempre fatta comunque anche lì con professionalità. Ma quella è partita, cioè l'interesse per la cucina c'è sempre stato, però è partita quando finalmente mia madre mi ha concesso di usare la sua cucina, perché prima temeva che facessi un po' troppi danni. E quando ha iniziato a fidarsi, allora credo che ne abbia guadagnato pure lei, nonché i miei 5 fratelli. Che erano i miei giudici, no? Sai che ci sono i giudici di Masterchef, io avevo i giudici in casa che mi dicevano, mi davano i consigli, no? Per migliorare, se mettevo lo zucchero al posto del sale nella pizza, va bene, no? Scherza, no? Mi è sempre piaciuto, devo dire che in famiglia c'è una bellissima tradizione culinaria che io ho colto, però mi piace molto sperimentare cucina più moderna, accostamenti più particolari. Quando ho tempo, devo dire la verità, mi rilassa, mi diverte, adoro far star bene gli invitati, perché credo che sia la cosa più bella che esista, avere degli ospiti e farli stare bene. Lo Eh sì, credo che anche la... anzi, la cucina è un'arte, punto, è fatta bene. dall'Artusi in poi è diventata, ma anche nei secoli passati è Comunque, sempre Alfredo, stata io un'arte. mi infilo sempre ogni tanto perché c'è Anon 2987. Complimenti a Eleonora, si è scritto in chat. Poi il nostro assistente alla regia trasporta le domande della chat qui nella nostra chat locale, ovviamente, in modo da Perfetto. poterle vedere tutti quanti. E quindi Diciamo che c'entra anche questo, complimenti secondo me, Eleonora, anche per la cucina. Insomma, io sono un amante della cucina, però indubbiamente. mi piace stare dall'altra parte dei fornelli, non vicino ai fornelli, ma vicino al tavolo, diciamo. Però ci piacerebbe a tutti, eh? No, questa è una cosa meravigliosa perché indubbiamente poi legata alla compagnia è un rilassarsi, un star bene. Specialmente adesso che si mangia sempre peggio, che si compra le cose al supermercato, Perché siamo sempre più non pesanti. c'è, mi fa molto ridere, mi fanno ridere tutti questi programmi di cucina, in cui si vedono cose fantastiche, ecco, che uno ingrassa solamente guardando la televisione. Qualcuno poi farà queste ricette. Mi sono sempre chiesto questo, ho sempre avuto questo dubbio. C'è qualcuno che lo fa? Usano questi programmi o questi programmi vengono fatti solo per riempire dei tempi? Ma forse non lo sapremo mai questo Io qualche fatto. ricetta me la sono segnata dalla prova del fuoco, eh? Ancora al liceo, quando aspettavo che bollisse la pasta, l'acqua per la pasta, io mi segnavo, le ricette della prova del fuoco. Brava, Capito fai che bene, una fai persona bene. esiste. Sì, ma poi dopo hai messo in pratica quella ricetta oppure no? Qualche cosina sì, devo dire la verità. Allora, come Vedo vedi, qua. non è solo per riempire i vuoti, Alfredo. No, no. Io leggo qua una domanda di Anon 85-29. Una donna poliedrica, ma riesce a ritagliare del tempo per te stessa? Sempre Fabio. Per me stessa, ma soprattutto è per mio marito. Ecco, anche marito, eh. Sì, dai. Partiamo da me stessa. Guarda, proprio oggi ho avuto esattamente un'ora libera tra la lezione dei bambini, che ho avuto dei bambini dell'asilo, e poi avevo le lezioni private con degli allievi un po' più grandi. Ho avuto un'ora libera, mi sono messa in terrazzo a guardare le mie piante. Cioè, proprio non ho fatto nient'altro, le ho contemplate, ho guardato, guarda che belle che sono, guarda quelle belle foglioline. Contemplare la bellezza è uno spirito filosofico quasi in te.
Benissimo, qua siamo già alle 22:54, è stata una serata scoppiettante, veramente bella e ancor più, innanzitutto per l'ospite, veramente all'altezza di Don Chisciotte e Mulini a Vento, diciamocelo veramente. E Lo puoi dire, poi lo puoi dire questo. anche per l'interesse degli telespettatori che hanno interagito con noi. Mi è sembrato che l'altra volta che qualcuno interagisse fosse con un certo odontoiatra che spiegava malattie orribili e la gente si incuriosiva. Ecco. Ah beh, ma sai, fa sempre piacere, insomma, sapere, conoscere. Certo, questo indubbiamente. E noi cerchiamo in questa trasmissione modestissima proprio di cercare prima di tutto noi di conoscere qualcosa e di farlo conoscere. Di solito negli ultimi minuti l'ospite parla del futuro. Oh, che bello! Guarda, ti rivelo un segreto, ma non dirlo a nessuno. No, dai, ciò allora, futuro. Vabbè, oltre all'attività musicale, ho qualche audizione in vista, una abbastanza importante, e spero che mi arrivino così energie positive. Perché, ecco, sempre, comunque sempre sulla stessa scia, no? Che ho lasciato con Euridice Orfeo, un spettacolo, insomma, sempre si parla di Area arte. musica. Di arte, c'entra molto la pittura, quindi speriamo bene, che mi porti bene. Comunque, sì, insomma, sempre provini, audizioni. Per rinnovare, no? Bisogna sempre andare avanti, nuovi progetti e la sfida è difficile, però è bello anche questo perché arrivano sempre cose nuove che non ci si aspetta e quindi è un'avventura proprio. Noi Dai, te grazie. l'auguriamo di cuore perché il percorso che hai davanti è logicamente molto lungo e quindi è bene che sia positivo. Almeno ci saranno delusioni, ci saranno soddisfazioni, ma è importante sempre andare avanti, eh? Chi si ferma è perduto, è vero? Diceva un signore di Predappio. Benissimo. Ok, Leonora, noi chiudiamo qua, sono le 22:57. Ti ringraziamo infinitamente della tua partecipazione simpaticissima Grazie a voi e di tutto dell'invito. quello che ci hai spiegato del mondo della musica, dei giovani alla musica, del teatro e via discorrendo. Quando tu vuoi partecipare, noi siamo sempre qui, Bene, disponibili. volentieri, Passiamo alla regia per gli no, ultimi volevo saluti. sentire Leonora che salutava. Ciao mamma, ciao papà. Non sa come si fanno. È vero. Io saluto il condominio di solito, però. So che ci sono. sentiremo il parere dei tuoi su Cioè, questo un saluto evento. particolare a qualcuno. Un saluto particolare a qualcuno, sicuramente mio marito che in questo momento è a Bari a fare il suo lavoro, svolgere il suo lavoro al lavoro di medico nell'altro studio che ha e sicuramente ecco, i miei genitori, visto che li abbiamo E nominati, ai sono tuoi fratelli, i miei penso. fratelli a Trieste, che ho A lasciato tutti a Trieste. Trieste, ogni tanto riesco anche a vedere. E li saluto. Va bene. A te, Rosario, per la chiusura. Grazie Leonora. Un Grazie, grazie caro per l'invito. saluto. Allora, ricordiamo a tutti i nostri amici che questa puntata verrà messa in podcast, verrà messa su YouTube da domani. Quindi la potete rivedere tranquillamente su YouTube e poi verrà ritrasmessa anche sulla web TV e la web radio.
Ricordo ancora un'altra cosa fondamentale, le due trasmissioni domani, mercoledì 4, siamo a maggio, vero Alfredo? Sì, siamo a Ma sì, maggio, dai, di maggio, maggio, 4 maggio, calendario maggio. con spazio aperto alle ore 18:30 e osservatorio antimafia alle ore 22, condotte da Antonella Intrenò e Ugo Lombardi, e con la partecipazione di Massimo Bonella di pianetaoggitv.net. Con questo è tutto, ma un caro saluto a tutto il condominio di Radio Saiuz. C'è stata la riunione di condominio, vero Alfredo? Ecco, quindi, benissimo. Di nuovo tanti, tanti, tanti saluti, Eleonora. Un abbraccio. Alfredo, Ciao, noi ci sentiamo grazie. sempre. Un caro saluto a tutti. Ok, ciao Ugo, grazie. Ah, un saluto a testa di casa, assistente alla regia. Ciao. Ciao, ciao a tutti. E andiamo con la sigla. Where'd you be if you had given to me?